Il gioco che voglio mostrarvi oggi è un titolo che al pubblico all'epoca piacque, ma rivedendolo oggi possiamo dire che è un giochino un pochino superato. Crazy Cars della Titus. Quanto riguarda la storia, non c'è neanche. Vediamo la grafica. Allora, la Titus qui ha cercato di realizzare un gioco molto più 16 bit possibile, nel senso che cerca di sfruttare un primordiale effetto di profondità, che tutto sommato, come potete vedere, l'effetto di profondità della strada non è male. È un po' tipo tanti giochi della Gremlin che usciranno qualche anno dopo, questo qua è uscito nell'87, ok? E noto che, diciamo, l'effetto è buono. Poi gli oggetti in lontananza, ok, sono i soliti, come un qualsiasi classico gioco di corse dell'epoca, tipo Outrun. E tutto sommato, non è male. Poi la riproduzione degli ambienti, ok, un po' tutti uguali, soprattutto quello di quello che deve scorrere vicino a noi. Ma almeno ci sono le automobili che vedo che sono riproduzioni fedeli delle originali, ma vi spiego più avanti. Graficamente il gioco va abbastanza veloce. Per il sonoro, diciamo, effetti sonori ne sentiamo due in croce, che insomma un po' fastidiosetti, soprattutto quello delle macchine, che mamma mia è un ronzio. Musica la sentiamo solo durante la schermata principale, durante l'azione di gioco muto. Ed ecco la giocabilità, che è la parte più importante. Crazy Cars è un titolo di corsa automobilistico. Se avete giocato a titoli un po' tipo Outrun, qua è quasi la stessa cosa, solo che non abbiamo la possibilità di fare un unico lungo percorso e scegliere quello che dobbiamo fare. No, al contrario. Qui invece abbiamo un'unica lunga strada, abbiamo un quantitativo di tempo limitato, quindi stare attenti a non andare addosso alle macchine o fuori strada, che sennò altrimenti rallentiamo tanto. E niente, arrivare al traguardo prima che scada il tempo. Avremo anche avversari che sono soprattutto auto su licenza. Le auto su licenza che abbiamo sono una Mercedes Coupé, una Porsche 911, una Lamborghini. Come si chiama quella macchina? Sì, una Lamborghini in pratica. Credo che sia il successore della Miura. E avremo anche addirittura una Ferrari 308 GTB. Insomma, quattro macchine reali su licenza. E il titolo, diciamo, si snoda tra strade un po' ambientate in tutto il mondo, un po' inventate ovviamente, e la difficoltà piano piano cresce. Più avrete la macchina veloce e più aumenterà la difficoltà, perché non avrete la possibilità di scegliere. Prima comincerete con la più lenta, la Mercedes, poi andrete con la Porsche, poi con la Lamborghini e con la Ferrari. Auto più veloci, percorsi più difficili, meno tempo a disposizione e difficoltà un pochino più elevata. Insomma, un gioco molto semplice, arcade in puro stile da sala giochi, nonostante sia
dell'Amiga 500, nonostante le recensioni all'epoca facevano schifo, tutto sommato ebbe un buon successo di pubblico. Tra l'altro uscirono anche due seguiti che migliorarono la formula. Ci vediamo domani!